Allora, cosa vinciamo oggi? Il Ford Bronco mi piace particolarmente, ma voglio vincere la Mini JCV Buggy. Ah, Mini B700, Mini Welcome back, Roberto. B700. Cosa abbiamo di Mini con 700 massimo di livello? Perché è poco. Poco poco Mini. Dov'è la Mini? Mini B700. Ah, noi ce l'abbiamo già, però quello è un altro discorso. Mini B700. Allora, lei da fare 700 di livello sarebbe una figata e la facciamo. Lei la facciamo. Da rally. L'abbiamo fare full rally. No, per prima cosa io direi gli diamo delle gomme e un ammortizzatore degno. Da fuoristrada. Aspetta, prima pensiamo alle gomme e gli diamo anche mescolo da fuoristrada. Non sono proprio convinto però, non sono propriamente convinto. Gli diamo sicuramente le gomme più larghe che si può su un cerchio da su cerchio da 10. No, dai, almeno dammi un 13. E minchia, 13 di cerchio mi sembra il minimo. Minchia. Hai anche la panda. Perché non darglielo, voglio dire. Farla turbo. Allora, farla integrale sicuramente, farla integrale. Ah, passa subito a C. Passa subito a C. La facciamo? Facciamo sicuro, C600 regolabile, senza dubbio regolabile. Facciamo clean, che dite clean? Peso meno un chilo, peso meno un chilo. Così, davanti la lasciamo stock. Ok, poi cambio. 7 velocità. Dato che non mi migliora, lascerei quello che ha. No, diamoglielo. Cosa mi perde però? Ah, niente, niente, ok. Da gara, derapata, fuoristrada. Freni senza dubbio, sì, ammortizzatori ce li ha già. Rolli gliele diamo. 29 kg, si toglierà anche poco. 100 kg. 100 kg è un po' pochino, manteniamo un po' di peso. Ottimo. Poi vorrei questo. Sì. Il turbo anche non sarebbe male, eh. Il turbo non sarebbe male, anche uno scarichino. Non è male neanche lui. Lui va bene perché non ti dà livelli. Ah, lui l'abbiamo già messo. Un'aspirazione. Qua siamo già a 700, ci siamo. 500 cavalli. Non so se vi è chiaro. 500 cavalli. Fatemi vedere. Tengo solo per un momento qua per vedere come gira. Ok. Tengo chiuso il... Ok. Poi. Poi io vorrei un'altra mini, sapete? Vorrei un'altra mini perché vorrei cambiare un po'. Lei mi intriga perché è già integrale. Lei mi intriga la Countryman perché è il JCV perché è già integrale. Questo non è male, eh? Lei mi intriga perché è già integrale. Ok. Vediamo un po'. B700 è sempre pochino, eh. Integrale la lasciamo integrale. Gli diamo un alettoncino degno di nota. Minchia, faccio Ugazio. Essendo già integrale, gli diamo solo un'aggiustata. Ok.
6 velocità. Doveva già avercelo, 6 velocità. Però da rally da fuoristrada. Mettiamoglielo da rally. Freni senza dubbio, ammortizzatori da fuoristrada, sì. Qua sì. 50 kg. Potremmo anche non metterli. 400 kg in meno glieli mettiamo. Ah sì, lo scarico è il suo, eh. Turbo maggiorato senza dubbio. Vorrei dargli anche un po' di giri. 702 già? Ok. Oh, con questo ce lo dà? Che strano. Che strano. Come siamo arrivati? B700, 370 cavalli su 1200 kg. Cioè l'altro in confronto è un fucile. Cioè l'altro in confronto è un fucile. Messa a punto. Ah, l'altra devo fargliela messa a punto. Ha ragione, ha ragione. Ok, 245 all'ora. Questo secondo me è un progetto fallito già. Questo è già un progetto fallito in partenza. Secondo me. Potremmo anche provare a fare un'altra roba. Vi faccio vedere. Questa mini qua, che è C98. C598. Non saprei perché abbiamo già lei che sicuramente sarà un missile terra-aria. Abbiamo già l'altra. Dov'è? Non c'è più perché la stiamo usando. Lei non so se ci può aiutare ancora. Lo sapete? Non saprei. Però di solito io scelgo tre auto, quindi direi che possiamo anche. Che kit mi dà? Liberty Walk. È inutile sullo sterrato. Sullo sterrato è completamente inutile. Completamente. Sai che c'è? Gli diamo delle gomme a lei. Siamo già praticamente fuori, già. Siamo già fuori. Completamente. Da rally anche lei, un po' più particolare. 6,63 mi sembra. Mi sembra tantino. Allora, puntiamo a fare qualcosa di intelligente qua. 20 cavalli è uno schifo. Cavalli è uno schifo. Fa vedere. No, lei l'abbandoniamo. No, lei l'abbandoniamo. Sì, l'abbandoniamo lei. Non è adatta. Non è adatta per niente, a dire il vero. Mini, dammi la mini. La piccoletta. Questa casa a me sarà interessante da guidare. Ho una trappola mortale. Oh, interessante. 260 all'ora, eh? 262 all'ora. Diamogli un po' di più sul posteriore. Marce. Si allunga un po'. 7 marce, tra l'altro. Si allunga un po', se me può raggiungere più dei 260 all'ora, sta roba. Ah, lo sai. Poca roba in più. Mi sta benissimo. Quasi 300 all'ora. Va più che bene. Con queste ruotine. Guarda che ruotine. Ok.
Non so se ti rendi conto. Non so se ti rendi conto, sì. Che è sta robetta? Cioè, guarda qua. Guarda qua. Non ha un minimo di controllo sta roba, eh. Guarda. 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 No, non si può guidare una roba del genere. Ma neanche lontanamente. Oh, signore. È pericolosissimo. Questa è un mezzo da mortale. Mezzo mortale questo qua. Un circuito, sprint e sprint. Facciamoci lo sprintino magari. Con lei, ci facciamo uno sprintino con lei. Che potrebbe essere interessante. Sì. Sì. Allora. Messa a punto così è troppo. Troppo così. Troppo troppo. Ci proviamo. Oppure che troppo potenza così sia addirittura dell'eterio. Guarda che noi siamo una pulce cattiva però, eh. Ma che roba. Mr. Bean quando deve andare a lavare il suo orsacchiotto. Scusami, hai ragione. È una delle cose più inguidabili come hai visto. Madonna. Forse abbiamo esagerato un po' con i cavalli, eh. Un bel po'. Un bel po', forse troppo. Ma che roba. Non ha la minima trazione. Forse qua delle gomme potevano aiutare. Ed è integrale, eh? Non è posteriore, è integrale. Roba così dovrebbe essere un fulmine. E lo è. Lo è. Il problema è che è inguidabile. Guarda che roba. Vai. Vai. Quarta, quinta. Sesta. No, sapevo. Lo sapevo. Me lo sentivo nel cuore, me lo sentivo. Arco Giuda. Vai. Guarda. Un po' troppo forse, vero? Però su gare d'asfalto questa qua non avrebbe rivali. Nessun rivale. In questa categoria. Sullo sterrato così. Fa un po' di fatica. Fa parecchia fatica. Ok. Parecchia fatica. Estremamente fatica. Però adesso ci stiamo prendendo la mano un po'. L'abbiamo demolita, eh.
Fai così, vai. Vai, vai così. Molto piano. Frena, frena. Piano, con calma. Piano, con calma. Easy. Easy. Va, to, to. Ma che roba. È inguidabile, veramente inguidabile. Però adesso, vedete, ci stiamo piano piano prendendo la mano, eh. Piano piano ci prendiamo la mano. Ok. Vai così. Visita ogni regione del Messico, ce l'abbiamo fatta? Devastante. Mi è quasi da piangere, devastante. Soffio il naso. Voilà. Ok, del 65, non so se è chiaro che stiamo usando un'auto del 65. Ora. Round one started. No, ma come? Ma cosa sta dicendo? Mi voglio fare. Lui, non voglio neanche partecipare perché mi sono finito dentro, pensa a te. Turn around when it is safe to do. Voglio so. L'altra. Mi serve l'altra, questa. Per provare anche. Poi usiamo la piccoletta pazza. Bella anche lei, eh? Mi piace moltissimo lei. Poi adesso col 2000 è davvero notevole. Pazza che grossa che è quella lì. Grossina, eh. Non so neanche come va lei. Si guida bene. Si guida molto bene. Non va come l'altra neanche lontanamente, eh. Almeno questa sta in strada. Vai. Qua sul stretto potrebbe essere. Problema. Ah, bella, via. Ok. Ah, va che bello, va che bella pennellata, va che roba. Devastante, eh. Ok. Easy. Vai piano piano e con calma. Quasi finito un giro, eh. Giù tutto. Vai. Full. Buono. 150 euro di velocità massima. Raggiungibili senza troppi problemi, oserei dire. Guarda qua. Ok. Ho sbagliato. Ah beh, quei freni veramente
Sì, vabbè, ma questi cambi di luce come faccio a vederli io, dai? C'è un bel pezzo sull'asfalto, potevamo puntare a un assetto diverso. Oddio. Vai, vai così. Vai così. Easy man. Easy man. Ma che roba. Ma che prodotto. Ma che prodotto. Non faremo una live Luca stamattina, perché non ho proprio il tempo fisico. Vai. Vai così. Vai così. Easy. Vai. Siamo a 3 minuti e 48. Chiuderemo il giro a 4 minuti totali. Quindi circa 5 minuti di gara in totale. Che ecco qua ad esempio la piccoletta poteva avere un buon uso. Mi è piaciuta questa guidare, magari la prossima la facciamo giù con questa gara. Vai così. Vai parei. Allargato troppo. Niente, ho tutte le volte. Vai così, vai. Il differenziale lavora benissimo. Anche prodottone. Anche prodottone. Easy. Sterrato. Gomme stock, ragazzi, gomme stock. Voilà. Ah, che bellezza. Ma che bellezza. Ma che bellezza. Guarda che roba. Guarda che roba. Bella curva, che bella curva. Vedi, ma come si fa? Due bar di pressione comunque questa mini. Che poi non è mica più tanto mini ormai. Bello sportivo sono uscito, eh. Molto sportivo. Voilà. Guarda che prodotto. Guarda che prodotto. Signor. Bella alta, eh. Forse un pelo più bassa potevamo raggiungere l'eccellenza, ma non abbiamo voluto e così ce la teniamo. Molto bene. Giulio, ho dimenticato pronto. Sì, come no, dai. Mi interessa non zero, meno. I gioielli dimenticati tanto sono da collezione, basta, non è che li usi. Sì, era brava e via. Voglio usare uno lei perché mi è piaciuta la guida. Mi è piaciuta tantissimo. Tantissimo mi è piaciuta. Ah via, potevo regolare gli ammortizzatori. Vabbè dai, non fa niente. Sprint qua non si gioca più, eh. Vai. Lo
potevamo allungare ancora un po', però non abbiamo messo gli alberi a camme giusti. Buono. Buono. Passiamo all'interno. Buono. Prendi e porta a casa. Prendi e porta a casa. Questo è il nostro territorio. Questa è casa nostra. Vai, vai, vai. Attonna, attonna. Mica troppo. Mica troppo. Che troppo, guarda che bestia. La Parigi Dakar è diventata. La Parigi Dakar. Vai, vai così. Easy. Easy, man. Va, va. Va, va però. Andiamo con calma, Sochman. Opla. Chi abbiamo dietro? Non riesco a vedere, c'è troppo fumo. Ok, piano, 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 piano. Sì, nessun problema, piano, piano. Piano qua, passetto dall'altra parte, un po' di traverso, 80% della gara, pinzato termoatomica, colpetto di freno a mano, cattivi. Ah, è lui, c'è un Cooperino piccolo, c'è un Cooperino piccolo, signore. Easy. Senza fare problemi non ne abbiamo mai avuti. Mai avuti. Nessun tipo di problema. Poi intendo nessuno. Aggiunto al tuo garage. Perfetto.